Salve a tutti ragazzi, qui Teo che vi parla. Oggi sono qui non per portarvi la mia teoria, ma una serie di teorie riguardanti un posto molto particolare, l'antico chateau. Cominciamo subito. Come vi ho detto, non c'è solamente una leggenda riguardante questo posto. Tra i giocatori se ne sono creati veramente tante, e anche tante creepypasta. Ma non sono qui per parlarvi di quest'oggi. Oggi sono qui perché voglio narrarvi le varie leggende dell'antico chateau. Una delle leggende ormai più semplici e banali racconta che Rotom, dato che questo Pokémon potremmo trovarlo solo nell'antico chateau, possa creare delle illusioni per allontanare gli ignari visitatori e farli scappare da quel posto abbandonato. Ma è veramente così? Ne dubito fortemente. La teoria ormai più famosa è quella che una volta, nella casa, abitavano una bambina e un maggiordomo e ovviamente il resto della famiglia. Un giorno però ci fu un terribile incendio, probabilmente scaturato da un temporale. Questo incendio ovviamente distrusse la casa e purtroppo fece due vittime, la bambina e il maggiordomo. Infatti da allora si dice che i fantasmi continuino a girare nella casa senza sosta. Perfino Gardenia ha paura di entrare nell'antico chateau. Un'altra teoria ancora più semplice dice semplicemente che la bambina è stata avvelenata dal maggiordomo che, preso dai sensi di colpa, si suicidò. Questo potrebbe essere anche logico, siccome potremmo trovare un antidoto all'interno di uno dei cestini dell'antico chateau. Ma non mi sembra quella più logica. Quella più logica mi pare quella dell'incendio. Cosa rappresentano questi fantasmi? Sono veramente delle vittime dell'incendio? La bambina è veramente morta, avvelenata? O magari è semplicemente il maggiordomo che sta cercando di salvare la bambina? Non si sa. Ma c'è ancora una cosa molto particolare, se lo notate. La statua. Notatela bene. Questa statua brilla di luce propria. Ma una stessa statua dove la potremo trovare? Alla villa Pokémon. Alla villa Pokémon ci sarà questa statua, ben sorvegliata. Ma in una certa ora della giornata, più che altro della notte, potremo avvicinarci ad essa. Ma non ci sarà niente di strano. Questa statua molto probabilmente è stata rubata dall'antico chateau e portata fino alla villa Pokémon. Quindi è probabile che ci sia un collegamento tra i due posti, in quanto magari quelle due porte bloccate possano nascondere qualcosa. Magari i cadaveri delle due vittime. Io vi lascio queste teorie. Secondo voi qual è quella più logica? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Noi ci rivediamo al mio ritorno. Un saluto a Teo. E arrivederci alla prossima teoria. Ciao ciao.